E quindi un rapporto che nasce da una parte una direttrice giovane che guarda, lo abbiamo visto in tante interviste, anche io ricordo la prima volta che lei arrivò, mi trovai, fece una domanda diretta, capì subito che abbiamo a che fare finalmente con manager, no? Della cultura. E questo è un bel concetto perché si sa che non c'è qualcuno che viene a sbarcare il lunario e basta. C'è qualcuno che ha dentro la passione, no? Che ha un messaggio positivo. Digitalizzare il museo, per esempio, oppure aprire una caffetteria, che sembrano delle cose lontanissime, ma che invece fanno parte di un senso di azione che magari ci spiega. Sì, abbiamo presentato due progetti europei sull'asse di piano operativo di sviluppo, cultura e sviluppo, quindi presentati tramite il segretariato regionale della Puglia. Il primo riguarda il Marta 3.0, quindi la possibilità di sviluppare il museo con un progetto digitale. Digitale su tre assi diversi. Il primo è proprio riuscire a implementare il back office, anche perché le infrastrutture del museo a livello tecnico debbono un pochino evolversi, francamente, insomma, se vogliono essere al passo con i tempi. E le altre due sono proprio per la fruizione. Quindi un grande progetto si tratta proprio di fare un vero e proprio inventario digitale. Quindi riuscire a mettere alla conoscenza del pubblico le collezioni museali del Marta con buona immagine a alta dimensione e riuscire anche a creare un Fab Lab, quindi una vera e propria fabbrica creativa digitale che riesca a costruire prototipi. Quindi ci siamo concentrati soprattutto sulle stampanti 3D. Quindi queste stampanti 3D che potranno essere utilizzate anche come strumento pedagogico di visita, quindi riuscire a stampare i reperti del Marta, pensiamo agli ori, per antonomasia, ma anche altri oggetti, quindi che potrebbero facilitare anche l'approccio, a quel punto tattile anche con gli oggetti, no? Quindi sarà vietato non toccare, no? Vietato toccare come spesso è il messaggio. E l'idea è proprio anche riuscire a offrire delle azioni culturali ad hoc anche per il pubblico in disabilità, per esempio, quindi riuscire a compensare un handicap con un altro tipo proprio di fruizione tattile. La creazione anche di collection wall e quindi la possibilità di avere dei grandi schermi che possano proiettare i vari inventari, anche gli oggetti che sono custoditi nei depositi, quindi non sempre visibili, e quindi la persona si possa scegliere gli approfondimenti. E l'altro approccio interessante con chiaramente il digitale è quello di poter creare un vero e proprio merchandising legato a questo. Quindi desidero stamparmi gli ori del Marta, vado al bookshop del museo e mi stampo gli ori griffati Marta e quindi ho una linea chiaramente che riesca a veicolare, quindi anche all'estero e a livello nazionale, chiaramente non solo l'immagine ma il reperto. E in più da tutto ciò, chiaro, Marta 3.0 riesce anche a garantire i tre momenti della visita, il prima, il durante e il dopo. Quindi troppo spesso ci si è concentrati sul durante. Vengo al museo, visito, vedo e me ne vado. Invece il prima riesce a dare tutta la preparazione necessaria di contenuti, di informazioni, anche perché ci dobbiamo basare su un pubblico medio anche, quindi non soltanto dei sapienti, degli archeologi o dei famosi eletti, ma anche un pubblico di neofiti che dovrebbe avere quindi gli strumenti e l'approfondimento, il dopo la visita. Quindi questo pensiamo soprattutto a delle app, a delle applicazioni su cui poter veicolare informazioni adeguate. La caffetteria, perché mi sono molto incuriosito. Direttore, ce l'andiamo a prendere lì il caffè la mattina. Quindi Marta non ha purtroppo ad oggi né caffetteria né ristorante, quindi l'idea è ambiziosa, è quella di creare un ristorante di cucina creativa. Chiaramente non faccia concorrenza perché proporrà agli altri ristoratori, perché proporrà un menù veramente griffato a Marta e quindi con l'idea Come di creare, mangiavano gli antichi per esempio, greci oppure i sviluppare proprio romani, no? dei Dei menù menù. Bella sulla Magna Grecia, questa. quindi fare anche una lettura incrociata fra cucina, fonti scritte e archeologia. E l'ideale per noi sarebbe poter costruire veramente una cucina open space in cui fare anche dei laboratori di cucina. E poi l'idea è quella di creare proprio dei supporti all'interno di questo spazio che dovrebbe essere uno spazio all'interno del chiostro con una struttura, insomma, reversibile anche, quindi per impattare il meno Leggera, no? possibile sull'architettura.
E l'idea è proprio di riuscire a creare anche una sorta di galleria d'arte, quindi mostre temporanee anche di giovani talenti, concerti, avere il loro luogo all'interno di questa caffetteria. Quindi caffetteria non solo per migliorare chiaramente la ricezione del visitatore, ma per creare anche una coesione sociale. Quindi non pensare soltanto a una forma di marketing per il visitatore che viene da lontano, dall'esterno, ma per lo stesso tarantino, oppure abitante della provincia di Taranto, che potrà incontrarsi. Cioè, l'idea è proprio del museo come punto di incontro, quindi come condivisione di esperienze anche.